Allora, bene, parlavamo prima, diciamo, è vero che le imprese che hanno un'alta densità di titoli di proprietà industriali sono maggiormente performanti, abbiamo visto lo studio dell'EUIPO che ci ha confermato questo, abbiamo la fortuna di avere Paolo Carnazza della Direzione Generale per la Politica Industriale, Competitività, Piccole e Medie Imprese, che ha lavorato su un'indagine rivolta alle piccole e medie imprese eccellenti. E all'interno delle quali vediamo cosa ci dice, ma sicuramente fa notare la differenza fra chi ha brevettato e chi non ha brevettato. Quindi lascio la parola a Paolo, e così non hai un po' di tempo a disposizione. Grazie. Grazie mille, buongiorno a tutti. Ringrazio la dottoressa Gulino e il dottor Francesco Morgia che col suo entusiasmo mi ha trascinato in questa avventura. Come diceva appunto Morgia, sono qui a presentarvi un'indagine condotta presso su un campione di piccole e medie imprese eccellenti. Definirò poi che cosa intendiamo per eccellenti. Una breve riflessione, diciamo, iniziale. Questa indagine, che è stata appunto condotta attraverso interviste telefoniche, non è, diciamo, un mero esercizio accademico, è nata proprio perché si inserisce all'interno di un progetto di politica industriale che, come sapete, il governo, quindi il MISE, ha adottato negli ultimi anni. Politica industriale articolata volta appunto a innalzare il sistema dell'innovazione. Ricordo brevemente le principali misure: dicembre 2012 il decreto crescita economica, appunto, che ha istituito le start-up innovative. Marzo 2015 le PMI innovative, per poi appunto non parlare del patent box, decreto di imposta sulle spese di ricerca e sviluppo. Settembre 2016 con il Piano Nazionale Impresa 4.0, diciamo, raggiungiamo la punta dell'iceberg della politica industriale, appunto, volta a favorire il processo di digitalizzazione delle imprese verso appunto le tecnologie 4.0. Quindi questa indagine è stata svolta proprio per capire e conoscere meglio le caratteristiche di queste imprese, individuarne punti di forza e punti di debolezza e quindi eventualmente adottare e definire misure correttive. Come diceva appunto il dottor Morgia, l'indagine in realtà si occupa di diversi aspetti, su alcuni dei quali mi sorvolerò per poi focalizzarmi meglio sulla performance, quindi sul confronto fra le imprese brevettuali e le imprese non brevettuali. L'universo appunto fa riferimento a circa 61.000 imprese, abbiamo poi estratto, vedremo poi con quali parametri, 1.000 imprese eccellenti. Informazioni fatte con il sistema di interviste telefoniche sulla base di un questionario da noi preparato, ben strutturato, come insomma a tutti noto, il campionamento adottato è stato un campionamento di tipo stratificato proporzionale, insomma, per macro settore produttivo, dimensione e area territoriale. Diciamo l'universo ha riguardato imprese con un fatturato fra 2,5 milioni di euro e 50 milioni di euro e con 10.249 addetti. Ecco, prima annotazione, è escluso da questo campione diciamo l'universo immenso delle cosiddette microimprese, quelle appunto fino a 9 addetti, che come sappiamo occupano in Italia circa il 95% dell'intero tessuto produttivo. Sarà fatta una scelta, diciamo, di questo tipo. Le imprese operanti nei settori manifatturiero, costruzioni, commercio e servizi, sia alle imprese che alle persone. In letteratura esiste, diciamo, una immensa, diciamo, letteratura teorica ed empirica per definire un'impresa innovativa o un'impresa eccellente. Abbiamo alla fine dovuto fare una scelta e quindi abbiamo adottato tre criteri, che sono i seguenti. Le imprese che nel triennio 2012-2014 hanno effettuato attività di ricerca e sviluppo in termini di spese sul fatturato, la soglia è il 3%, imprese che annoverano nel proprio organico almeno tre dirigenti o quadri, quindi evidenziando un discreto livello di managerialità. Infine, imprese che nel biennio 2014-2015 hanno effettuato investimenti destinati all'innovazione. Ebbene, alla fine dell'indagine, se un'impresa da noi intervistata aveva due di questi tre criteri, entrava, diciamo, come dire, nel cestino, diciamo, delle interviste. Due brevi accenni, questo appunto, come dire, ricalca un po' la struttura produttiva italiana. Come vedete, la maggior parte delle imprese si colloca nella fascia delle piccole imprese, 10-19 addetti, il 36%, 20-49 addetti il 41%, mentre una fascia minore intorno al 23%, diciamo nelle medie dimensioni. Un titolo di studio del titolare, questo è un dato interessante perché il titolare, diciamo, l'imprenditore che è a capo di un'impresa eccellente ha evidenziato, diciamo, titoli di studio di un certo livello, laurea magistrale siamo intorno al 25%, laurea breve il 7-8%, il master e il dottorato il 3-3%. Sono questi dati essenzialmente più alti rispetto a medie che emergono da studi della Banca d'Italia, dove appunto, come sappiamo,
il livello culturale dei nostri imprenditori, soprattutto di prima generazione, è abbastanza modesto. Diciamo un breve cenno ad alcuni risultati, su cui appunto mi soffermerò, sarò appunto abbastanza breve. Ricordiamoci che l'indagine è stata svolta nella primavera del 2015, quindi si era ancora in fase recessiva. Ebbene, una parte di queste imprese ha indicato di avere una soddisfacente performance congiunturale, sia in termini di occupazione che in termini di fatturato. Addirittura il 26% di queste ha dichiarato di non essere mai stato in crisi o di essere già uscito. Interessante altresì il dato sugli investimenti, che ci ha sorpreso: il 95% delle imprese intervistate ha dichiarato di aver fatto investimenti di carattere innovativo e anche di prevederli di fare nell'anno successivo. Questo dato perché è rilevante? Perché emerge dopo, diciamo, anni di cosiddetto sciopero degli investimenti. Come appunto sapete, a seguito della crisi finanziaria recessiva 2008-2009, c'è stata in Italia una doppia crisi recessiva, una forte caduta degli investimenti, a sua volta attribuibile a molti fattori: caduta della domanda interna, prospettive minori di profitto, un diffuso clima di incertezza. Ebbene, in questo scenario appunto di calo degli investimenti, le nostre imprese eccellenti hanno invece dimostrato di avere una performance, una strategia di investimenti molto molto elevata. Così pure gli investimenti risultano finanziati attraverso autofinanziamento, così lo dichiara il 65% del campione, e soprattutto accompagnato da un elevato indebitamento di medio e lungo periodo. Questa è testimonianza, appunto, almeno questa è la nostra lettura, di una vision aziendale di più ampio respiro. Questo è un dato che ci ha sorpreso abbastanza, ma che porgo alla vostra riflessione. In realtà l'incidenza delle risorse pubbliche nel finanziamento dell'innovazione è stata abbastanza modesta. L'11% il totale va a crescere con le dimensioni. Questo a testimonianza del fatto che comunque molte nostre imprese, o almeno un nucleo di esse, ha, come dire, spontaneamente adottato strategie di innovazione e di internazionalizzazione. Credo che se l'indagine fosse replicata a oggi avremmo numeri sicuramente molto più elevati, a seguito proprio delle misure di incentivazione che accennavo all'inizio. Principali ostacoli all'attività di innovazione, che sono anche in parte, secondo me, legati anche all'attività di brevettazione: il primo appunto posto è occupato dagli elevati oneri amministrativi e burocratici, cioè le imprese appunto hanno dichiarato che l'ostacolo principale è proprio legato a questi oneri di carattere amministrativo. La difficoltà di accesso al credito, anni di credit crunch, ricordiamoci che in quel periodo le imprese piccole e medie dimensioni non potevano avere accesso al credito. Vi sono due aspetti su cui vorrei richiamare la vostra attenzione: la carenza di personale qualificato, il 17%, che diciamo caratterizza molte imprese impegnate nel paradigma tecnologico 4.0, cioè molte di queste stanno appunto segnalando, attraverso altri studi da noi condotti, ma altri studi diciamo in letteratura universitari, che questo è il problema diciamo del futuro. La carenza di informazioni, poi ci ritorneremo, il 14,4% del campione intervistato. Altri dati, diciamo, secondo noi di un certo interesse: la maggioranza delle imprese segnala di avere svolto attività all'estero, 56%, limitata è risultata l'attenzione delle PM eccellenti alla digitalizzazione, soprattutto sui big data. Anche qui credo che se l'indagine fosse replicata avremmo numeri molto più positivi. Modesto il grado di conoscenza dei più recenti misure di politica industriale. Questo è appunto un dato che è emerso nei due precedenti interventi, su cui ritorneremo. A me, ad esempio, ha colpito il fatto che il 37% delle PMI eccellenti ha dichiarato di non conoscere il fondo di garanzia, che, come voi sapete, invece è una misura importante, abbastanza vecchia, credo abbia più di 15 anni. Insomma, il fatto che il 37% di imprese eccellenti, quindi imprese, come dire, di un certo livello, non conosca questa misura, appunto, secondo me, porta molto a pensare. L'8,6% delle imprese da noi intervistate ha dichiarato di fare attività brevettuali. Quindi siamo in linea con il dato che lei, dottore, citava. Anche qui si va a crescere sensibilmente all'aumentare delle dimensioni, credo che intorno alla fascia media stiamo intorno al 12%. Vediamo ora appunto al focus, diciamo, del lavoro, al focus dell'indagine. Abbiamo quindi clusterizzato le due tipologie di imprese da noi intervistate, appunto imprese che hanno brevettato e imprese che non hanno brevettato, e mette a confronto le relative performance. Ad eccezione, diciamo, del dato relativo alla quota di imprese che non è mai stata in crisi, come vedete, tutti i dati, poi li commenteremo insieme, evidenziano una sensibilmente migliore performance delle imprese che hanno brevettato rispetto a quelle che non hanno brevettato. Vediamolo insieme. Sul piano congiunturale, ad esempio,
le imprese che dichiarano di aver realizzato nell'anno corrente un aumento di fatturato del 43% rispetto a poco meno del 30% di quelle che non hanno brevettato, e così pure per il fatturato e per l'occupazione. Altresì massiccio è l'impegno che le imprese brevettuali hanno sul fronte delle spese di ricerca e sviluppo, le ultime tre righe. La quota di imprese che ha realizzato spese di ricerca e sviluppo superiore al 3% del fatturato è 28,4%. È 24,7% la quota invece delle altre tipologie di imprese. Il numero di persone impegnate in ricerca addirittura è il doppio nella tipologia di imprese 4,6 contro 2,1, e così via anche sulla formazione. Appunto, le imprese brevettuali comunque investono maggiormente rispetto alle imprese che non hanno brevettato. Altri dati sul fronte degli investimenti, anche qui il quadro mi sembra abbastanza chiaro, è più come dire massiccio l'impegno delle imprese che hanno brevettato rispetto a quelle che non hanno brevettato. Un dato ad esempio fra tutti, la quota di investimenti sul fatturato è il 9,9% per la prima tipologia di impresa rispetto al 7,8% della seconda tipologia di impresa. Altresì interessante anche l'ultima riga che mi dice che le imprese che hanno brevettato in realtà ha ricevuto un supporto pubblico maggiore, addirittura il doppio, rispetto alla quota di imprese che non ha brevettato, 22% rispetto al 10,3%. Sul fronte della internazionalizzazione il quadro è ancora più, se vediamo il gap, è ancora più evidente. L'85% delle imprese brevettuali hanno appunto svolto attività all'estero nel triennio preso in considerazione, contro il 53,8%. Così pure è più elevata la quota di imprese che nel triennio ha indirizzato le proprie esportazioni verso nuovi mercati, 46,5% rispetto al 37,2%. Addirittura il 100% delle imprese eccellenti ha dichiarato di aver, come dire, esportato e quindi incrementato le proprie esportazioni verso mercati extra UE. Questa è l'indagine svolta appunto dalla mia direzione, vi è lo studio appunto che è stato prima citato dell'EFO, poi vi è uno studio della Banca d'Italia, in realtà di prossima pubblicazione, che cito, diciamo, ho avuto la possibilità di avere questo studio in modo informale, ma insomma, verrà pubblicato nelle prossime settimane nei temi di discussione della Banca d'Italia, che appunto descrive la produzione di brevetti da parte delle imprese nel quinquennio 2008-2012. Ebbene, anche questo studio evidenzia innanzitutto che i brevetti caratterizzano soprattutto il settore manifatturiero, che come sappiamo essere il perno, diciamo, dell'economia. Per fortuna l'Italia rimane ancora il secondo paese manifatturiero in Europa. E soprattutto appunto i brevetti vengono, come dire, presentati nell'ambito dei settori a media alta intensità tecnologica, chimico, produzione di macchinari, veicoli a motore e componenti elettrici. Altri appunto dati di altri risultati, vi è appunto questa inversa correlazione tra le dimensioni e l'attività di brevettazione, e ancora le imprese che hanno brevettato comunque evidenziano, secondo questo studio, migliori performance in termini congiunturali, in termini, diciamo, patrimoniali, in termini di flussi di cassa. E appunto anche durante la fase recessiva le imprese brevettuali hanno visto una riduzione della crescita del proprio fatturato più contenuta rispetto a quelle non brevettuali e hanno realizzato nel contempo importanti progetti innovativi. Mi sia consentita una riflessione. Questo dato, a mio parere, non deve sorprendere, nel senso che, mi ricollego anche un po' alle riflessioni del precedente intervento, l'impresa che brevetta, in realtà, il brevetto non è l'ultimo passo, forse anche l'inizio di un altro passo, però in realtà è un passo che l'impresa realizza nell'ambito di strategie, diciamo, ben articolate. Cioè, io la vedo così: un'impresa investe in spese di ricerca, fa innovazione, l'innovazione appunto poi viene formalizzata e questa appunto poi viene brevettata. Quindi è chiaro che un'impresa che brevetta di fatto, come dire, già ha nel suo DNA caratteristiche, diciamo, di innovatività e di competitività che sono appunto proprio nel suo DNA. Quindi questo permette il brevetto, è l'ultimo passo. Ecco perché a mio parere appunto questi studi, appunto anche lo studio che ha presentato il dottor Di Carlo, evidenziano, diciamo, questa migliore performance. Un'ultima slide, un'altra indagine che abbiamo svolto insieme all'Istat su un campione di 2250 start-up innovative, appunto questa nuova tipologia di imprese che ha accompagnato, siamo ora a circa 9000 start-up innovative, una misura che ha avuto veramente un grande successo. Ogni anno il Ministro presenta la relazione annuale, dove appunto potete trovare, chi è interessato, analisi sull'andamento, diciamo, delle start-up innovative, ma anche sulle varie misure, sono veramente molte. Questa indagine, appunto, svolta insieme all'Istat, anche questa pubblicata nel nostro sito, in quello dell'Istat, porta, diciamo, evidenza di due aspetti che voglio ricordare insieme a voi.
Il primo, l'importanza delle dimensioni, cioè le start-up più piccole hanno evidenziato in questa indagine che hanno una propensione ai brevetti minore rispetto alle start-up, diciamo, di medie e grandi dimensioni. L'altro invece, l'altra informazione è che sono sempre le start-up più piccole a segnalarvi non sapere quali strategie devono adottare per la protezione delle proprie innovazioni. E qui appunto mi ricollego anche alle varie osservazioni fatte dal dottor Riccardo. Il 33% tra le piccole rispetto al 17% delle start-up di medie dimensioni. Questo punto dato credo che, ripeto, conferma quello che è emerso attraverso le parole della dottoressa Gulino e dei due interventi precedenti. L'informazione, diciamo, è, a mio parere, l'elemento che ancora manca. Molto del resto è stato fatto, lo ha detto il dottor Morgia, dalla direzione appunto della generale lotta alla contraffazione. Molto, ad esempio, è stato fatto dalla mia direzione, nel senso che ultimamente siamo stati coinvolti in massicce campagne informative su start-up innovative e su Industria 4.0. Poi, rendendoci conto che molte di queste misure non erano conosciute, siamo andati, alcuni di noi, con la valigia in mano in giro per il territorio a raccontare appunto in giro, come dire, queste specifiche misure. Ancora, ahimè, molto c'è da fare, ma secondo me il Ministero dello Sviluppo Economico in questi anni ha fatto veramente molto. Grazie per l'attenzione. Grazie Paolo, ci ha confermato che anche la finestra sulle PMI eccellenti che hanno brevettato da questi risultati positivi, non ci dimentichiamo che però il nostro tessuto imprenditoriale utilizza tutti i titoli a proprietà industriale e soprattutto per noi anche i marchi e i disegni sono altrettanto validi. Non abbiamo l'indagine che ce lo dimostra, ma possiamo sicuramente darlo per scontato. Bene, io farei un piccolo cambiamento al programma perché aprirei 10 minuti di finestra per qualche domanda, perché ho i relatori qua disponibili, perché poi per problemi logistici dobbiamo fare un cambio. Quindi lascerei la parola a voi per domande ai nostri relatori e qualsiasi curiosità o informazione aggiuntiva di cui abbiate bisogno. Nessuno ha bisogno di nulla? Va bene. Eccolo, il microfono per cortesia. Venga qua. Significa sia la prima che la terza relazione, soprattutto nella terza, quando vedevamo quei dati, la seconda e la terza colonna erano molto vicine, il che mi lascia intuire che la percentuale di imprese brevettuali fosse molto piccola rispetto all'intero campione. Intorno al 9%. 9%, sì. Quindi ci si ricollega a quello, sì, che dicevamo, sì, all'inizio. Sì, esattamente il dato con Lima. Soltanto il 10%? L'8-6% per essere rigorosi. Okay. Il 11,5% per le medie imprese, va un po' a crescere con le dimensioni. Grazie. Per Andrea Di Carlo dell'UIPO, ci accennava a questo pacchetto di misure a sostegno dell'innovazione promosso dalla Commissione Europea, di cui noi siamo come ufficio ben al corrente. Parlava di una nuova piattaforma che dovrebbe servire per favorire l'accesso alle informazioni già esistenti per le piccole e medie imprese. Siccome ne sentiamo parlare da un paio d'anni, volevo capire se è una cosa che vedrà effettivamente la luce l'anno prossimo oppure i tempi di realizzazione sono più lunghi. Perché su questo ogni tanto, parlando con la DG Grow, notiamo che non ci sono molte informazioni che circolano. Grazie. Sì, noi stiamo lavorando su questa piattaforma, su un modello, diciamo, su cui l'UIPO già stava lavorando prima dell'indicazione della Commissione europea. Abbiamo già una prima versione di questa piattaforma, la stiamo discutendo internamente e io spero a breve poter avere una riunione con gli uffici nazionali nell'ambito della nostra cooperazione normale con gli uffici nazionali di proprietà industriale per poter fare una dimostrazione di quanto abbiamo e insieme parlare di come su questa piattaforma poi vanno collegate tutte le varie informazioni nazionali, perché come dicevo nel mio intervento, comunque sia, a nostro parere deve essere un qualcosa che aggreghi informazione più già esistente invece di, diciamo, dare ancora nuova informazione magari in nuove forme, ma che comunque
diciamo, l'informazione è lì disponibile. Stiamo addirittura verificando la possibilità, questo se ne parlerà probabilmente il prossimo anno, di creare dei progetti specifici di cooperazione con gli uffici nazionali che vogliono partecipare, proprio per creare insieme, per diciamo, poter sviluppare insieme in tutti gli Stati membri questa piattaforma. Quindi potrebbe diventare a futuro uno dei famosi European Cooperation Projects che, come sapete, abbiamo noi con gli uffici nazionali. Quindi diciamo, siamo, perlomeno c'è un qualcosa di tangibile che spero che a fine di quest'anno, all'inizio del prossimo anno, anche gli uffici nazionali saranno informati. Invece io volevo sapere sempre dal dottor Di Carlo, questo servizio di consulenza che viaggerà parallelamente a questa nuova piattaforma, a questo servizio potranno accedere anche le università, cioè potranno, oppure soltanto rivolto alle imprese? È un servizio che comunque su cui l'Unione Europea mette a disposizione dei fondi, e poi sono diciamo, gli Stati membri che fanno, diciamo, creano questi tipi di servizi. Quindi dipende un po', gli esperti che poi danno questo servizio sono, diciamo, definiti e sono identificati dagli Stati membri. In questo caso io non so, adesso francamente non ho l'informazione, ma credo che sì, del pre-diagnostic, sì. Forse l'ufficio italiano è meglio, diciamo, di me informato su come questa cosa verrà organizzata in Italia. Invece sarà esteso anche alle università. Da questo, no? Quesito. Ah, quindi dell'altro servizio di cui parlavo. No. Allora, questo noi per il momento stiamo parlando più con associazioni di mandatari europei, diciamo, quindi con, non so se siete a corrente, ECTA, INTA, questi tipi di associazioni, perché comunque abbiamo bisogno diciamo, del loro parere sulla fattibilità anche di questa possibilità. Poi, come dicevo, anche lì vorremmo coinvolgere gli organismi nazionali, quindi di nuovo gli uffici nazionali, e dipendendo un po' dalla realtà nazionale anche ottenere da loro, diciamo, quali sono i partner con cui noi potremmo lavorare. Per il momento però non stiamo parlando con l'università, stiamo parlando più, diciamo, con, a livello di mandatari. Bene, se non ci sono altre domande, chiederei la cortesia ai relatori di scendere e facciamo il cambio in modo che attiviamo la seconda parte.